Buongiorno, seduta seconda commissione del 1 luglio 2021, sono le ore 8 e 32 e 33 in questo istante. Allora, di Gesù, assente, Aiello, Presente. Che è successo? Non sento più la signora Guccione. Donna? Non sento più la signora Guccione. Attendiamo un minuto. Sì, pronto? Va bene, ok. Mi ha detto che si è scollegato, si sta ricollegando. Infatti, l'avevamo capito. Ovviamente attendiamo la signora Guccione per definire l'appello. Scusate, ma mi ero scollegata. Purtroppo problemi di rete. Quindi, Ok. perfetto. Fiducia. Presenta. Due presenti, un assente. Ovviamente le redini riprende il vicepresidente che è il consigliere Figuccia. Sì, certo, non si vede. Signora, se può dare lettura della proposta di oggi? Marco, prima apri la Certo. seduta, dopo Vabbè, l'appello. chiaro, chiaro, dichiaro aperta la seduta. E allora, il punto di oggi sono proposte di deliberazione per corso di studi di lingua italiana per stranieri immigrati regolari, oppure proposte di deliberazione e programmazione per poter aprire al pubblico tutti i siti culturali della quinta circoscrizione. Consigliere Aiello, vogliamo trattare prima questa seconda proposta. Guardi, per me non cambia nulla, non c'è problema. Dobbiamo fare il prelievo del punto, perché bisogna fare il prelievo, perché è unica convocazione, ci sono i due punti all'ordine del giorno, ovviamente dobbiamo votare prima il prelievo del secondo punto, Certo. cioè dobbiamo trattare il secondo. Allora, mettiamo in votazione il prelievo del punto numero 2. Numero 3. Numero 3. Numero 3.
Perché al punto 1 abbiamo le comunicazioni. Esatto, sì. Quindi si pone in prelievo la proposta di deliberazione e programmazione per poter aprire al pubblico tutti i siti culturali della quinta circoscrizione. Sì, Marco, chi è contrario, chi si astiene? Ok, consigliere Aiello, è favorevole? Io sì. Visto che siamo solo in due. Perfetto. Io sono favorevole al prelievo. Benissimo, signora, prego. Chiamo la proposta. Sì, grazie. Programmazione per poter aprire al pubblico tutti i siti culturali della quinta circoscrizione. Premesso che uniche funzioni attribuite attualmente ai consigli di circoscrizione sono quelle propositive di cui all'articolo 11 del regolamento per il decentramento, considerato che Palermo è capitale della cultura, ritenuto necessario che tutti i cittadini palermitani e i turisti che vengono a visitare la nostra città abbiano la possibilità di visitare tutti i siti culturali, in particolare quelli ricadenti nel territorio della quinta circoscrizione, si propone al Consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché si possa realizzare tale evento nel pieno rispetto delle regole anticontagio presso il centro anziani a Piazza Santa Cristina. Palermo, 25 giugno 2021, il consigliere proponente Aiello Andrea. Non ho capito l'ultimo passaggio, me lo può perché non l'ho sentita bene. Si propone al consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanto in oggetto affinché si possa realizzare tale evento nel pieno rispetto delle regole anticontagio presso il centro anziani a Piazza Santa Cristina. Consigliello, siccome è pura firma sua la proposta, se magari vuole aggiungere qualcosa. Sì. No, praticamente il pensiero è quello che bisogna, secondo me, in considerazione che abbiamo nel nostro territorio i cantieri culturali, la ZISA, ci sono tante strutture che i turisti e noi palermitani non conosciamo, e quell'invito di fare al comune di Palermo di cercare di aprire questi siti di tutti i beni culturali che abbiamo noi in quinta circoscrizione e organizzare la giornata della cultura. Ritengo che sono dei siti istituzionali dove attualmente qualcuno ritengo che, non so i giorni per carità, ma ritengo che qualcuno magari forse se apre una volta a settimana o qualcuno addirittura rimane sempre chiuso. Secondo me invece dobbiamo valorizzare i nostri siti culturali, valorizzandoli in un primo momento facendo una giornata della cultura e facendola in un centro anziani, questo di Borgo Nuovo, e dichiarando e proponendo ai visitatori che verranno alla giornata della cultura dove e quali saranno i beni che saranno aperti e i giorni di cui stabiliti. È chiaro che questo deve essere fatto tutto di concerto con l'amministrazione comunale, Benissimo. la competenza, la commissione cultura del comune e tutti quanti. Certo, ci sono dei luoghi in effetti completamente dimenticati in quinta circoscrizione, però hanno una grandissima valenza culturale. Quindi se può essere anche motivo, diciamo, per riscoprirli e per portarli nuovamente alla luce, ben venga, anche perché veniamo da ormai praticamente 2 anni in cui causa varie chiusure, insomma tutto quello che è successo ci ha quasi ghettizzati a casa, e quindi c'è anche voglia da parte della gente di visitare luoghi nascosti, perché hanno certe volte sperduti della città, che invece dovrebbero essere
altro che nascosti, ma valorizzati. Quindi la proposta è assolutamente degna di nota. Per quanto mi riguarda, possiamo anche direttamente metterla ai voti. Sì, un ultimo passaggio volevo fare. È chiaro che io su questa proposta, per quanto riguarda i beni da individuare, è chiaro che io in merito ai beni da individuare farei un passaggio quando la proposta andrà in consiglio, nel modo che ci possa essere l'unanimità di tutto il consiglio e che tutto il consiglio possa esprimere, a prescindere dal parere, possa dare anche un consiglio sui beni che ci sono e che ci rappresentano nel nostro territorio. Per cui io la proposta non per un primo momento avevo intenzione di emendarla, ma in considerazione di coinvolgere tutto il Consiglio su tale proposta, preferisco che l'emendamento si faccia in Consiglio aggiungendo tutti i siti di beni culturali che abbiamo noi nel territorio. Per cui non presento nessun emendamento e mi riservo di farlo nella giornata del Consiglio che si tratterà la proposta e cercare di coinvolgere tutto il Consiglio. Anche per qualche suggerimento, devo dire. Ok. Ah, signor Cuccione, se può Dica. direttamente passare alla votazione. Perfetto. Quindi sono le 8:43. Programmazione per poter aprire al pubblico tutti i siti culturali della quinta circoscrizione. Di Gesù. Assente. Aiello. Favorevole. Figuccia. Favorevole. Due presenti, un assente, due voti favorevoli. Ok, la proposta è approvata all'unanimità dei presenti. Consigliere Figuccia ha lasciato la riunione. Ah, a questo punto chiedo la verifica del numero legale, segretario. E È allora? possibile che magari qualche secondo, magari, non lo so, Aspettiamo magari il un sistema lo ha attimino. buttato fuori. Come è successo a me? Sì, è possibile, infatti. Segretaria, a questo punto chiediamo la verifica del numero legale. Perfetto. Sappiamo cosa fare. E allora, Di Gesù. Assente. Aiello. Presente. Figuccia. Assente. Un presente, due assenti. Visto l'esito dei presenti, la seduta è chiusa per mancanza di numero legale. Arrivederci. Arrivederci a domani. Arrivederci.